Allora, questo è il mio essiccatore, un normalissimo essiccatore che vendono ovunque. Ho messo i fiori di Sambuco 10-12 ore a 40 gradi e sono pronti. Ora li vado a rovesciare, sto provando di fare con una mano, tutti in un contenitore. Vedete che belli? Sono proprio venuti bene. Li vado tutti a rovesciare per ruotare tutto l'essiccatore e poi andrò a fare dei sacchetti. E durante i miei lunghi digiuni che faccio ad ottobre sarà una delle mie bevande. Finito questi del Sambuco, inizio con i petali di rose, che ho delle bellissime rose nel mio giardino non trattate. Ve le farò vedere a dopo. Ecco qua, vedete, il Sambuco l'abbiamo messo nei sacchetti. Poi metteremo un'etichetta Sambuco e sarà un'ottima tisana per l'autunno, come dicevo, quando vado a fare il mio lungo digiuno in autunno, sarà una delle tisane che andrò a bere. Ora è il momento delle rose, sempre con l'essiccatore. Vedete questo oggetto che costa poco ed è veramente, veramente tanto utile per chi ha delle rose in giardino. Guardate, una volta che ce le siamo godute, guardate, e anche le api hanno fatto il loro lavoro, che iniziano a spompinarsi e si possono raccogliere e fare questo lavoro. Allora, tenete presente che tutti i fiori che noi andiamo a seccare mantengono il loro colore, quindi questa è una cosa bellissima, anzi a volte più intenso. Ad esempio, posso, scusate, farvi vedere questi fiori di melo. Questi sono i fiori di un melo che io ho seccato. Guardate che porpora intenso, che viola. E sono fantastici in inverno quando non c'è un fiore neanche a morire, da decorare dolci, torte, tisane, insomma si fanno tantissime cose. Comunque, ecco, torniamo alle rose. Vedete, questo è il momento di seccare i petali di rose, che sono meravigliosi. E poi queste sono profumatissime. E quando abbiamo dei fiori, delle rose in giardino, è ovvio che non sono trattate. L'essiccatore funziona così, si va a mettere il piano e poi andiamo a fare un altro strato. Ora le rosse. Io vado a seccare in questo momento anche il momento dei fiori di salvia. Vedete che rimangono di questo bel viola. Andrò a seccare anche questi, sempre perché io amo fare le torte e decorarle con i fiori. E così vado a stendere tutti i miei piani, accendo l'essiccatore. Quando sono belli secchi, metto nei vasi o dei sacchettini. Guardate che meraviglia! Questo è un bellissimo giochino da fare quando le rose stanno per terminare il loro percorso. Ok, vi faccio vedere dopo quando sono pronte, le metto nei sacchetti. Comunque, un consiglio: se vi piacciono i fiori, queste cose, l'essiccatore in casa è un gran bell'oggetto. Ecco, vedete, l'ho caricato, è carico duro di tutti i petali. Vedete, sotto c'è le rose rosse, le rosa, e l'ultimo piano c'è anche un po' di fiorellini di salvia, come vi dicevo, che mi piacciono da decorare, ma da mettere anche sulla carne quando si fanno le tagliate, certe cosine. Vabbè. Via, vamos, vedete com'è carino l'essiccatore, si fanno un sacco di tisane, di fiori, di preparati. Bene, ora vado a chiudere, lo accendo, lo farò andare per, non so, 7-8 ore. È molto comodo perché voi lo accendete, lui va, voi fate le vostre cose, potete uscire di casa, ma lui ha la sua ventolina. Adesso io lo vado ad accendere. Ok, sentite? È acceso, che fa un piccolo rumorino. Questa è una formichina, la togliamo. E ecco, è così. Bene. Ciao ciao.